La matematica mi ha sempre affascinato. Si sforza di dare un ordine al caos, al disordine che le persone creano, volontariamente o no. Le tabelline, invece, non le ho imparate mai. Mi sono sempre rifiutato. E lo sai perché? Non hanno rispetto per la realtà delle cose. Per esempio, un uomo e una donna si sposano, lei rimane incinta di un bellissimo bambino. Uno per uno uguale a tre, no? Ecco, le uniche tabelline che hanno una qualche dignità sono quelle dell'uno e dello zero. L'uno può combattere contro chiunque, ma perderà sempre. Lo zero invece... Ah, lo zero è tosto! Lo zero vince sempre! Possono essere anche mille, un milione, ma lo zero vince sempre. E non capisco perché tutti quanti si ostinino a voler diventare numero uno. Soprattutto alcune persone per le quali nutro profonda stima. Sono persone che non dovrebbero imbarcarsi su una nave alla deriva. Lo so, lo so, lo so, le donne, so di ciò. Sono come una bella strada illuminata piena di luci, ma poi ti lasciano lì da solo. Ed è lì che si cominciano a fare degli errori. Qui a Nord si lavora bene, ma la gente proprio non la capisce. Incommabili differenze di cultura, dicono, no, Frankie? Parlano, reparlano, rettificano, promettono una cosa e poco dopo ne promettono un'altra. Non danno peso alle parole, con tutto. Oggi dicono questo e domani tutto il contrario. Ma qualcuno non dimentica, soprattutto quando di mezzo ci sono gli amici. E agli amici ci tengo molto, sai, Frankie? Anche se a volte si sono dimenticati di me, io da loro non mi sono mai dimenticato. Ad alcuni ho offerto la luna e quella loro hanno avuto. Tutti qui possono garantire. Quando faccio una promessa, prima o poi la mantengo. È solo una questione di tempo. Ti ricordi la promessa che ti feci, Frankie? Te la ricordi? Hai visto Vincenzo? Promettimi che se da grande diventerò così, tu mi ammazzerai. Te lo prometto, Frankie. Vuoi dirmi qualcosa, Frankie? Slegabolo. Ma Vincenzo era così, cioè un modo di dire. Scusami, Frankie, ma non avevo capito. Yeah! Liberatelo.